Ciao Antonio, ben trovato. Ciao Giorgio, ciao a tutti. Ciao, buongiorno, come stai? Tutto bene, devo dire che abbiamo ripreso la fase post-lockdown e piano piano stiamo riniziando con le attività, insomma. Bene, ottimo. Senti, a proposito di questo, avete lanciato una nuova idea, un nuovo progetto che è The Covid-19 Visual Project. Ci dici che cos'è e come nasce questa idea? Ma allora, che cos'è? Diciamo che il Covid-19 Visual Project ha l'ambizione di diventare un archivio permanente e in progress, quindi che viene aggiornato costantemente. Ad oggi riusciamo ad aggiornarlo in maniera settimanale con circa 3 storie a settimana, il cui tema è appunto l'impatto che Covid-19 ha avuto a livello globale. Quindi il progetto è esattamente quello di un archivio che si compone di commissionati che scegliamo noi, quindi la direzione artistica del festival, Arianna Rinaldo, sceglie fotografi, commissiona i lavori e cerchiamo di coprire più argomenti a livello globale, quindi non soltanto in Italia, non soltanto in Europa, ma abbiamo storie che arrivano più o meno da tutto il mondo, o questa è l'ambizione. E l'idea è quella appunto di arrivare alla fine di questo momento con una piattaforma online che è covid19visualproject.org, dove si troveranno divisi per capitoli i vari progetti che abbiamo commissionato. Ora, non sarà fatto soltanto di commissionati, ma abbiamo aperto anche un open call in collaborazione con Lens Culture. Lens Culture è partner storico del festival, sono anni che noi organizziamo con loro e abbiamo chiesto il loro aiuto anche per questo progetto perché la loro copertura globale della comunità fotografica ci permette di arrivare a fotografi e a storie che noi non conosciamo. E devo dire che in 2 settimane più o meno che la colla è aperta, forse 3, ad oggi abbiamo ricevuto 500 lavori. Quindi è una cosa che sta funzionando. Sì. Esatto. Bene, ottimo. Esattamente. E tra l'altro tra gli autori ho visto anche dei nomi abbastanza importanti, adesso uno tra tutti, Alex Majoli. Sì. Allora, poi dopo il pubblico avrà voglia di sfogliare, o di guardare il sito, di navigare il sito, il progetto è diviso in capitoli, sono 6 capitoli più un capitolo generale che si chiama una visione d'insieme, e noi abbiamo chiesto ad Alex proprio di darci una visione d'insieme di quella che è stata l'Italia nel periodo del lockdown. Quindi Majoli è andato in giro per il nostro paese da sud a nord, partendo dalla Sicilia, e ci ha proprio raccontato com'è stata l'Italia nel momento peggiore dell'emergenza sanitaria, quando a Bergamo i feretri venivano portati via con i camion dell'esercito, quando i confini dello Stato erano chiusi, quando si valutava il funzionamento delle mascherine e quanto le mascherine fossero efficaci. Quindi nel momento più buio abbiamo chiesto ad Alex di raccontarci l'Italia, e quella è diventata un capitolo overall che copre un po' tutto. Poi invece gli altri capitoli abbiamo commissionato altri fotografi altrettanto importanti che ci hanno dato una copertura in realtà su determinati argomenti e in determinate parti del mondo. Quindi si tratta, di lavori commissionati e quindi realizzati appositamente per il vostro progetto, insomma, per quanto riguarda questi fotografi qui. Assolutamente. La tecnica, o comunque l'espediente che abbiamo utilizzato è quello di commissionare noi lavori, pagare i fotografi e chiedere ai fotografi, nell'accordo generale che stipuliamo, una pubblicazione gratuita oltre quella della piattaforma. Questo ci ha permesso di entrare in contatto con vari media partner a livello globale e anche di pubblicare lavori in giornali importanti. Faccio un esempio: Gideon Mendel ha lavorato a Londra, il suo lavoro è nato sul Guardian, Alex è andato su Repubblica, un altro progetto andrà su Stern, quindi abbiamo utilizzato questa modalità di interazione tra noi, tra i fotografi, noi e il mondo dell'editoria, per poter non soltanto mettere le storie nel nostro contenitore, ma anche per poter far parlare del nostro contenitore e delle storie che abbiamo commissionato ai grandi media internazionali. E questa cosa ha funzionato molto bene, tant'è vero che la piattaforma, insomma, è conosciuta, e soprattutto ci permette di creare contatti stabili con dei media partner, che se no naturalmente non è facile ingaggiare con un festival come Cortona in generale. Senti, chi può, diciamo, partecipare alla creazione di questo grande archivio? Tutti o soltanto alcuni fotografi? Tutti, può partecipare chiunque. Come vi dicevo prima, vi ho raccontato due delle tre modalità di accesso all'archivio. La prima è la formula dei commissionati, che sono scelti dalla direzione artistica. La seconda è attraverso l'open call, e lì è aperto assolutamente a tutti. E la terza, e questo è il caso di Andrea Frazzetta, riceviamo donazioni dai fotografi, cioè i fotografi che hanno lavorato sull'argomento e che hanno già pubblicato i lavori e il cui lavoro, tra virgolette, ha esaurito la propria vita commerciale, cioè che è stato pubblicato, possono donarcelo e il lavoro viene messo, viene messo nell'archivio. Queste sono le tre formule di partecipazione, diciamo. Senti, che tipo di utilizzo, diciamo, l'archivio poi nel tempo farà del materiale che raccoglie? In che modo pensate appunto di diffonderlo? Innanzitutto l'archivio rimarrà online per noi vita natural durante, poi dovremo naturalmente capire le questioni logistiche, economiche, però l'idea è quella proprio di lasciare una traccia, di lasciare una fotografia composta da più lavori su questo momento. E sicuramente, e qui vi svelo una novità, sicuramente faremo l'edizione di Cortona 2020 e i contenuti saranno proprio i contenuti di questo progetto, e in più stiamo cercando di capire se alla fine ci sarà una pubblicazione. Però è vero che questo è da valutare, perché ci siamo dati come obiettivo di conclusione del progetto la scoperta del vaccino, quindi questo tanto speriamo che avvenga. Auspicabilmente, certo. Esatto. E poi dovremo capire a quel punto quanto saremo stati bravi a produrre, a mantenere un livello di produzione adeguato, perché comunque a volte leggiamo sui giornali che il vaccino arriva tra 3 mesi, a volte leggiamo che arriva tra 3 anni, a volte tra 2, quindi non sappiamo quanto questo progetto potrà durare, questa è la cosa. Sappiamo, scusami, finisci, vai. No, a proposito di questo, visto che la data di scadenza di partecipazione è dicembre di quest'anno, giusto? Ma allora, noi per il momento abbiamo messo dicembre, però se non troviamo, se nessun ricercatore nel mondo trova un vaccino che viene distribuito, il progetto verrà prolungato. Ecco, infatti questo volevo capire. Voi, diciamo, andate pari passo alla scoperta, diciamo, alla diffusione del vaccino. Esatto, c'è un'altra grossa difficoltà, che è quella di riuscire a reperire i fondi per poter continuare a produrre, perché poi a parte le donazioni, tutti gli altri progetti che entrano nella piattaforma vengono poi pagati dal festival o dall'organizzazione del progetto, e quindi dobbiamo capire come riusciremo a sostenere il progetto, perché ancora questa cosa non c'è chiara, cioè siamo stati molto bravi a partire velocemente nel momento peggiore e anche a trasformare un po' l'identità del festival. Ora dobbiamo dargli le gambe a tutta questa cosa, insomma. Certo. Senti, immaginiamo a distanza di qualche anno, ovviamente ti faccio una domanda che è un po' retorica, però insomma è interessante sapere anche il tuo punto di vista. Qual è il valore storico di un archivio che nel tempo si andrà, come dire, a costituire, a rinforzare, legato ad un periodo eccezionale che ha coinvolto tutta l'umanità? Ma allora, Io te la dico altissima, poi vediamo se questa cosa si realizzerà, però l'ispirazione di questo progetto è la Farm Security Administration, quindi quel momento di documentazione fotografica che il Ministero dell'Agricoltura americano tra la fine degli anni 30, se non mi sbaglio tra il 37 e il 44, ha commissionato nell'America rurale di quegli anni per misurare, o comunque per raccontare per immagini, quello che era stato l'impatto della Grande Depressione del 29. E l'ispirazione è quella. Poi lì c'era un ministero, c'era un progetto che si chiamava New Deal alle spalle. Ora non abbiamo tutta questa cosa, però quello che ci ha spinto a muovere questo progetto, a iniziare questo progetto, è proprio l'idea di lasciare una traccia. E poi vorremmo che questa traccia venisse utilizzata nelle scuole, questa traccia venisse utilizzata nei libri per poter raccontare questo momento. Sono idee, sono diciamo concetti aspirazionali, però questo è stato quello che ci ha spinto a mettere insieme questo progetto, che è molto ambizioso, non è fatto da un'istituzione, quindi potrebbe essere anche fragile. È vero che una cosa che secondo me va detta, che è importante perché è un elemento fondamentale, abbiamo fatto tutto questo in collaborazione con una grande banca che ci ha dato la possibilità di uscire da quello che è il seminato classico del festival, cioè noi abbiamo un po' cambiato la nostra identità, no? Da contenitore di contenuti siamo diventati un produttore, e un produttore che racconta un momento storico. Quindi questo è stato possibile grazie appunto al fatto che collaborassimo con Intesa San Paolo, però al di là di questo l'idea è quella proprio di lasciare un contenuto che sia poi condivisibile con le generazioni future. Insomma, questo poi magari non succede, non lo sappiamo, però questa è stata l'ispirazione, insomma. Senti, ma a proposito di questo, non c'è stato nessun interesse, magari voi non vi siete rivolte alle istituzioni, appunto tu citavi la Farm Security Administration, lì il Ministero, diciamo le istituzioni hanno giocato un grande ruolo nello svolgimento di quel progetto, addirittura come dicevi era stato commissionato ai fotografi, no? Le nostre istituzioni come si pongono di fronte a quest'idea, a questo genere di progetti? Guarda, quello che le istituzioni con cui abbiamo potuto parlare in realtà l'hanno tutti accolto con grande entusiasmo. La Regione Toscana ci ha sostenuto, una fondazione che anche quella è una fondazione bancaria, però si comporta come un ente pubblico, Toscana, che è la Cassa di Risparmio di Firenze, ci ha dato, ha sostenuto il progetto. Devo dire la verità, noi siamo partiti con l'idea, io credo, se non mi sbaglio, il 15 marzo, quindi una settimana dopo il lockdown, abbiamo iniziato a produrre 20 giorni dopo, quindi più o meno i primi di aprile, e siamo usciti col progetto i primi di maggio, quindi capisci che non abbiamo avuto neanche il tempo di metterci a sedere, cioè di chiedere un appuntamento a un ministero per dirgli ascoltateci e vedete quello che stiamo facendo, quindi non lo so, non siamo stati in grado di coinvolgere nessuno al momento. È vero che io mi auguro, però non lo so, mi auguro che ci sia la possibilità di cominciare a parlarne, insomma, appena usciamo da questo vortice di cose, di incominciare a parlarne, anche perché comunque è un'operazione da istituzioni questa. Sì, assolutamente. Senti, un'ultima domanda, Antonio, e poi ti lascio, so che insomma ormai siete in fase di riapertura del festival in qualche modo, rispetto alle normative o comunque alle disposizioni che il governo ha dato, come vi ponete, vi relazionate per la nuova edizione del festival? Ma allora, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo praticamente organizzato un festival alla rovescia, cioè apriamo l'11 di luglio del 2020, apriamo le mostre senza giornate inaugurali, quindi non ci saranno letture di portfolio, non ci sarà workshop, non ci saranno conferenze, soltanto l'apertura delle mostre. In versione più piccola ci saranno soltanto, di solito noi all'interno di Cortona occupiamo all'incirca 4-5 posti, quest'anno invece ne occupiamo 2 soli, e poi contingenteremo gli ingressi, cioè faremo un numero limitato di visitatori in contemporanea, con tutte le precauzioni del caso, e se nei 3 mesi la situazione sanitaria cambia e le regole cambiano, allora invece che le giornate inaugurali faremo le giornate di finissage. Di finissage. Esatto, però è tutto in divenire, quindi non abbiamo ben chiaro come funzionerà questa cosa. E un'altra decisione che abbiamo preso è quella di tenere aperto soltanto nei weekend, non tutti i giorni, e però anche quello, se vediamo che il pubblico c'è, perché non sappiamo quanta gente si sposterà, quanta gente potrà venire, se vediamo che il pubblico c'è siamo dispostissimi a cambiare in corsa e ad aggiornare gli orari di apertura e le giornate di apertura, insomma. Bene, tra l'altro so che quest'anno è un anniversario importante per il Cortona on the Move. È il 10° anno, che naturalmente a questo punto lo festeggiamo per forza in maniera particolare, diciamo. Questo, assolutamente. Covid ci ha costretto all'eccezionalità per forza, diciamo. Questa è la cosa. Quindi, insomma, in bocca al lupo. Crepi, grazie tante.